Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della serie di gameplay di The Sims 4. Ed eccoci qui nell'episodio 28, dopo l'episodio 27, nel quale siamo stati al castello maledetto, nel quale abbiamo fatto la festa spettrale, abbiamo visto la stazione di intaglio delle zucche, la ciotola con i dolcetti spaventosa, poi abbiamo visto tutti i vari tipi di dolci aggiunti con lo staff pack accessori da brivido. Quindi abbiamo visto comunque tutte le novità per Halloween aggiunte con lo staff pack accessori da brivido. Eccoci qui nell'episodio 28. Allora, in questo episodio, come avrete letto dal titolo, andremo alla panetteria di Elisa. E sì, questo qui era il progetto che avevo in mente per Elisa. Ecco qui il motivo per cui ho voluto far progredire Elisa nell'abilità di cottura al forno. Nel frattempo mi stavo osservando le zucche che mi piacciono veramente tantissimo, queste qui di Halloween che abbiamo intagliato nello scorso episodio. Se ve lo siete perso, ovviamente andatelo a recuperare. E quindi Valentina stava andando a scuola e visto che Emanuele ha sete, volevo sacrificare un attimino Filippo per farci una bella bevuta. Chiediamo il permesso, ma sì, dai, è tuo padre, quindi chiediamo anche il permesso. Spero che te lo dia il permesso in realtà, però magari no. Sì, ha detto di sì. No, neanche a parlarne, tieniti alla larga da me con quei canini. Ma sei mio padre, ma come? Allora lo costringiamo. Non mi ha lasciato altra scelta. Lui ha troppa sete, quindi devo per forza fargli bere qualcosa. Non abbiamo il frutto del plasma, quindi mi serve bere da Filippo. Ah, intanto non gli ho ancora cambiato gli abiti da vampiro. Vi prometto che lo farò. Nel prossimo episodio vedremo tutti. Approfondiremo di più i vampiri, quindi sarà un episodio incentrato su Emanuele Vampiro comunque, quindi avrò cambiato anche i suoi abiti. Ecco qui Emanuele che si sta gustando il sangue di suo padre. Ok, adesso puoi andare tranquillamente a scuola. Povero Filippo, è caduto a terra svenuto perché gli ha tolto troppo sangue, mi sa. Ok, vai a scuola tu nel frattempo. Filippo dovrebbe andare al lavoro, quindi appena si sveglia va al lavoro. E invece con lei dobbiamo andare alla panetteria. Eh sì, sono davvero contentissimo, i suoi bisogni stanno benone. Visto che comunque alla festa non si sono stancati troppo nella festa dell'episodio precedente, quindi non è stato difficile portare i loro bisogni a un buon livello. E ok, quindi direi di mandare un attimo Filippo al lavoro, aspettiamo che si svegli. Che è successo? Si è ributtato a terra. Va bene, eccolo qui, anche Filippo è al lavoro, speriamo ci porti una promozione, anche se non penso. E ok, quindi selezioniamo un'opzione, compra un negozio. Ed eccoci qui, dobbiamo acquistare un negozio con Farina Parisi. Ovviamente non sarà un grande negozio perché comunque 16.000 simoleon sono veramente pochissimi. Comunque, il negozio l'ho fatto a maniera promenade perché volevo utilizzare anche questo quartiere. Eccolo qui, quartiere dei negozi. Allora, il negozio sarebbe questo qui, dominio preminente, però non abbiamo 2000 simoleon. Ai ai ai. Ci mancano 2000 simoleon, quindi dobbiamo vedere come ricavarceli. Mi pare che lui nell'inventario aveva dei quadri. Sì, mi pare proprio che lui nell'inventario aveva dei quadri. Però magari aspettando che ritorni dal lavoro, Filippo, vediamo di vendere qualcosa in casa. Quindi magari vendiamo. Non so cosa vendere in realtà, sono molto indeciso su cosa vendere. Magari vendiamo questa di Voto Mostri che costa 5,40. Non saprei. Vabbè, vendiamo i votomostri. Poi vendiamo questa per i popcorn. E siamo a 1699. Magari vendiamo tutto questo bagno. Sì. Vendiamo anche la luce. No, ci siamo quasi però. Vendiamo magari questo. Il vaso di girasoli. No, nemmeno ci siamo. Magari vendiamo il microonde? Ma sì, ok, perfetto. 18.000, lo so, ho tolto parecchie cose, però ci servono per il negozio.
Ok, quindi non con lui ovviamente, compriamo il negozio finalmente. E allora eccoci qui, andiamo a Magnolia Promenade. Quindi ecco qui il quartiere dei negozi, adesso possiamo comprarlo. Allora ovviamente non terrò il nome dominio preminente, appena entriamo nel lotto cambio il nome. Ok, quindi quanti soldi ci rimangono? 43, va bene. 43 simoleon, mamma mia, ho cercato di farlo il più economico possibile. Vedete che è proprio un rettangolo. Quindi va bene, dai. Ammobiliato, ovviamente. E compriamo la nostra attività. Ed eccoci qui nella nostra attività, il dominio preminente. Allora, i fondi dell'unità del negozio. Io direi di trasferire proprio un simoleon. Ma sinceramente, perché non abbiamo proprio Simoleon, quindi per aprirlo ci serve per forza almeno un Simoleon, però più di quello non voglio. Allora, come abiti mi sono dimenticato di mettere per esempio una divisa, perché ci sarebbe anche la divisa da panettiere e in effetti potevo metterla. Allora, intanto vediamo un pochettino il negozio. Eccolo qui, allora vedete proprio un rettangolino, un parallelepipedo se possiamo dire così, con degli alberelli e fuori abbiamo questo lato con i tavolini e gli ombrelli. E poi all'interno l'ho fatto come se fosse un po' cioccolatoso, tra virgolette. Ho fatto la zona dove qui esporremo tutti i nostri dolci della panetteria, ovviamente. Qui c'è la cassa e qui c'è il cancelletto dove ovviamente si sta per vendere i dolcetti. Poi qua ho messo dei libri da cucina, che venderemo anche questi, perché secondo me sono carini. Secondo me è realistico vendere anche dei libri di ricette, perché comunque le ricette per i dolci servono. E qui c'è anche un espositore dove ci sono altri libri di cucina. E questo qui è il negozio, in realtà, in poche parole, perché comunque con i simoleon che avevo non potevo fare di più. Però comunque vedete, ho perso davvero tanto tempo per raccogliere questi soldi e quindi ecco qui qual era il motivo. Mi piace veramente tantissimo, comunque anche essendo piccolino, ovviamente poi lo amplieremo, però secondo me va bene così e potrà rimanere così anche per parecchio tempo. Ok, qui abbiamo, allora, vedi il riepilogo, i dipendenti per ora soldi scarseggiano, quindi no. Divise per i dipendenti, no, perché non abbiamo. Ricarico prezzo lo mettiamo al 50, ma per forza, perché se no non ci facciamo soldi. E poi punti degli extra, questi sono gli extra che si possono comprare, però ancora non abbiamo fatto nemmeno un'apertura. E questo è. Allora, quindi andiamo un attimo nella modalità costruisci. E cambiamo il nome. E ok, quindi l'ho chiamato Pane, Dolci e Fantasia. Secondo me è un nome molto carino. Ovviamente voi dite, ma che cosa vendiamo oltre ai libri? Ho preparato qualche piccolo dolcetto, anche se sono veramente pochini. Ho preparato biscotti allo zucchero, che mettiamo subito in vendita. Poi abbiamo i quadrati di tofu. I dolci al cioccolato premiscelati, che potremmo mettere in vendita anche questi. Poi ho preparato del pane, ovviamente, perché nel nome del negozio ho messo pane, quindi dobbiamo vendere un po' di pane. E poi ho preparato anche il pan de muerto. Questo qui lo aggiunsero un anno fa per la sfida del Dia de los Muertos, quindi la sfida di Halloween. E secondo me è perfetto come dolcetto, visto che comunque è sempre pane. Ok, mettiamo magari anche l'indicatore di vendita, perché sennò non vedo cosa metto in vendita. Ok, quindi questi sono i quattro dolcetti che per oggi mettiamo in vendita. E poi mettiamo in vendita i libri. Quindi abbiamo uno, due. Mettiamo in vendita anche questi altri libri. Uno, due e tre. Sì, sono solamente 9 articoli in vendita, ma diciamo che per ora con i simoleon che abbiamo non posso fare altrimenti. Allora, adesso metto la divisa ad Elisa, visto che mi sono dimenticato di metterle la divisa da panettiere, gliela metto un attimino e cominciamo con la prima apertura della panetteria, Pane Dolci e Fantasia. E quindi eccomi ritornato in Pane Dolci e Fantasia e ho messo l'abito da lavoro ad Elisa, quindi mettiamoglielo immediatamente, eccolo qua. Ed eccole qui la divisa da panettiera. Finalmente il suo sogno di aprire un negozio di dolci si è avverato. Ovviamente vi tengo aggiornati sull'abilità sua di cottura al forno, è a livello 4. E inoltre sarebbe stato bello magari comprare
La fabbrica di cupcake che abbiamo visto anche nella varietà Sushin parecchi episodi fa. Però costa, mi pare, 1600 simoleon. Anzi, vediamolo un attimino quanto costa. Perché sono curioso di vedere quanto costa questa fabbrica di cupcake. Perché mi piacerebbe comprarla. È molto utile per la panetteria. Quanto costa? 1200. Ok, quindi i prossimi 1200 simoleon saranno per la fabbrica di cupcake. Ok, quindi veniamo un po' qui magari al registratore di cassa. Allora, i prezzi li abbiamo impostati al 50%, quindi caro. I fondi, eccetera, divise. Ok, quindi possiamo aprire il negozio. Facciamo la nostra primissima apertura. E ok, quindi abbiamo aperto il nostro negozio pane dolce e fantasia. Allora, siamo aperti il negozio. È aperto, i clienti stanno arrivando a esaminare la merce di Elisa. Tutti i dipendenti assunti arriveranno entro breve. Vabbè, non abbiamo dipendenti, quindi non ci interessa. Ok, quindi aspettiamo un poco i nostri clienti. Ovviamente blocchiamo il cancelletto e lo mettiamo per tutti tranne Elisa, perché sennò tutti i clienti mi entrano qua dentro nella cassa. Ok, quindi aspettiamo un poco i clienti che arrivano. Come vedete, comunque il quartiere è molto carino. Già abbiamo fatto una bella passeggiata per fare acquisti e sono molto contento di utilizzare anche questo quartiere, così vediamo tutti i quartieri presenti in The Sims 4. Fra pochissimo poi, anzi, fra una settimana dovrebbe essere. Sì, perché oggi è il 4. No, oggi è il 3. Oggi è il 3 novembre e quindi la settimana prossima, proprio fra 7 giorni spaccati, esce The Sims 4 Cani e Gatti. E non vedo l'ora, assolutamente non vedo l'ora. Ok, mi sa che stanno arrivando i primi clienti. Eccolo qua, il primo cliente è Paolo Lombardi. Allora, vediamo un pochettino di vendere. Allora, discutite le preferenze di acquisto. Chiede la fascia di prezzo. E rispondiamo alle domande, dai. Ci sono tanti dolcetti buoni in questa pasticceria. Che dici di comprare un pochettino? Nel frattempo, forse stanno arrivando altri clienti. Sì, guardate, si sta popolando. Ok, dai, nel frattempo vediamo di convincere questo cliente che sembra molto interessato. Consigliamo anche delle alternative. Wow, che carina la barba di questo signore. Offre informazioni. C'è anche Rachel Peterson. Ciao Rachel. La sim del nostro quartiere degli iscritti che viene anche al nostro negozio, sei troppo brava. Anche se si stanno affollando un po' troppi vicino alla cassa, in realtà. Magari se vi affollate da un'altra parte. Offriamo informazioni. Vediamo un po' di convincerlo a questo signore. Comunque vedete, facendo delle interazioni riguardanti al negozio, poi si guadagnano i punti degli extra. E dopo ma magari vediamo se possiamo comprare qualche extra. Poi abbiamo promuovi i prodotti. Interessante. Poi abbiamo entusiasmati per i prezzi. Vabbè, certo, i nostri prezzi sono sempre migliori. E poi entusiasmiamoci per il negozio. Eh sì, il negozio, il signore ha scelto di comprare. Mi sa che mi compra i libri di cucina, però. Eh sì, mi compra i libri di cucina. Fa niente, dai, i dolci ce li teniamo per gli altri clienti. Ecco qui, con il nostro tablet serviamo il nostro cliente che ha scelto di comprare. Anche se per ora non sembra ci sia molta gente, mi sa che servirà in futuro comprare un po' di pubblicità. Ed ecco qui, abbiamo comprato libri, ha comprato libri di cucina e ci siamo fatti 315 simoleon, che ci fanno molto molto comodo. Nel frattempo i clienti stanno qua fuori, non so il motivo in realtà. I clienti stanno qua fuori, magari facciamo venire qui. Nel frattempo Filippo ha portato 410 a casa e anche Emanuele e Valentina sono tornati. Continuiamo magari. Sta solo dando un'occhiata al signore, ma no, dai, vieni a comprare qualcosa. Va bene, dai, ok, facciamo un'altra interazione, risponde alle domande. E ok, quindi siamo riusciti prima a vendere i libri di cucina, vediamo un poco di continuare con le nostre vendite. Allora, vediamo un po' con la signorina, magari. Ecco qui, allora. Perché è uscita a 210? Boh.
Non lo so. Un po' buggato? Possibile. Ok, vediamo un pochettino. Guardate quanti clienti. Sono arrivati già abbastanza clienti. E ok, quindi rispondiamo anche alle domande di questo cliente. Ma no, è perfida con il suo cliente. Ma perché? Vediamo un pochettino magari di convincere qualcuno. Salutiamo Ercole. Magari salutiamo anche quest'altro signore che ancora non abbiamo salutato, Antonio Fontana. Ecco qui, guardate, si stanno guardando anche i dolcetti. Speriamo di vendere anche il nostro primo dolcetto, visto che comunque la panetteria si basa sui dolcetti e sul pane, come abbiamo detto nel nostro titolo della panetteria. E comunque questa panetteria mi piace davvero tantissimo. Lo stile, essendo anche comunque un quadrato, mi piace le pareti marroni che sembrano cioccolato, il parquet, tutte gli espositori con i dolcetti. Mi piace veramente tantissimo. E poi comunque questo era il mio intento, cioè quello di aprire la panetteria, già in pratica dall'inizio della serie. Perché già dall'inizio della serie comunque avevo pensato di fare questo, perché comunque sulle serie più famose di YouTube non si vedono, diciamo, questa abilità, quindi quella di cottura al forno, la panetteria. E invece a me è sempre piaciuto tantissimo questo lato di al lavoro, quindi diciamo che questo era il mio intento fin dall'inizio. Comunque, ci sta questo sim che è perfido, che è un po' perfido in effetti, ci sta dando un po' di problemi. Comunque ci sta anche questo mobiletto che è un po' sporco, magari lo puliamo? Pulisci. Nel frattempo fuori si è fatta notte e c'è un signore che vuole comprare. Ok, quindi il nostro secondo signore... Ecco qua, ok, quindi il nostro secondo signore che compra. Si compra, mi sa, un bel dolcetto. Magari il pan de muerto. Sì, si è comprato il pan de muerto per... Zero. Perché zero? Rifornisciti. Non dimmi che questo non vale niente. Ma come? Non vale niente. Se voglio rifornirmi, non costa niente anche rifornirlo. No, mi sa che ho messo questa qua. Ma io non lo sapevo che non facevo soldi col pan de muerto. Ma non ci credo, dai, ho fatto zero simoleon. Va bene, dai, vediamo un poco di fare magari un'ultima vendita. Altre due vendite. Ma sì, dai, vediamo un poco di fare le ultime vendite. E chiamiamo un altro po' con i nostri clienti. E comunque vedete, i clienti sono arrivati anche senza l'acquisto di pubblicità. Magari erano curiosi di venire alla prima apertura del negozio per vedere un po' com'era. Che scelta, che convenienza. Che bello, si compra un altro libro di cucina. Perfetto. Dai, forza, vieni qua. Ecco qui, si è comprato un altro libro di cucina. Libri di cucina a lotti più piacevoli. Perfetto. Magari c'è qualcun altro che vuole comprare un ultimo, l'ultima vendita. Sì, perché poi lei dovrebbe andare al lavoro, penso. Sì, al lavoro fra 5 ore. Chimere Jabin Slothish. Jabin. E poi se avete notato, per esempio, che l'orario, diciamo, è passato un sacco di tempo, è perché comunque i clienti non volevano comprare, quindi ho tagliato la parte in cui non volevano comprare. E poi il suo umore è di nuovo con sensazione di benessere, perché ho comprato una pozione qui nel negozio di premi e gliel'ho fatta bere. Non perché ho utilizzato trucchi, perché se utilizzo trucchi ve lo dico tranquillamente. Ho utilizzato una pozione di quelle lì, salutore di stato morale. Questo qua, ho comprato questa qui e quindi ecco qua il motivo per cui ho tutti questi bisogni al massimo. Ve lo dico perché non voglio che poi mi diciate nei commenti: usi i trucchi, non ce lo dici. No, assolutamente no, ho utilizzato questa pozione, visto che aveva anche un po' di punti. Ok, dai, magari facciamo un'ultima vendita. Vediamo un pochettino se riusciamo prima che lei vada al lavoro. Ercole amicone, perfetto. Dai, vediamo di fare l'ultima vendita a questo signore con gli occhiali. Dai, cerchiamo di farla prima che lei vada al lavoro.
Va bene, va bene. Comunque, vedete, questi signori, diciamo che è un piccolo negozietto con i signori, con i pochi signori. Ci sta anche il nostro Eric Peterson, ci sta anche gli amici del negozio, insomma. Ok, dai, vediamo se questo signore vuole comprare. Non sembra molto propenso, in realtà. Non lo so. Ok, dai, sta aumentando la barretta, vedete? Sì, sta aumentando. I bambini fra poco vanno a scuola. Dai, vediamo un poco di fare questa vendita con questo signore con gli occhiali rossi, Michele Fontana, e poi ce ne torniamo a casa. Anche perché stiamo da una giornata intera in pratica a questo negozio. Anche se comunque è la prima apertura, quindi dai, ci può stare. Ok, che scelta, che convenienza. Mi sa che si compra l'ultimo libro di cucina che ci sta su questo espositore. Eh sì, mi sa proprio che si compra l'ultimo libro di cucina. Ok, quindi direi che possiamo chiudere il negozio. E quindi abbiamo ricevuto 630, anche se io non ho rifornito niente, quindi perché mi ha detto rifornimento? Boh. Comunque sono un po' buggati questi negozi ogni tanto, però va bene, dai. E ok, quindi questo qui si è comprato i libri di cucina. Trasferiamoci i fondi. Ci siamo fatti un bel po' di soldini con questo negozietto. Dal negozio ci trasferiamo 800 simoleon. E ok, quindi 1500 simoleon, perfetto. Quindi un poco abbiamo guadagnato, ci siamo rifatti un po' i soldi. Grazie al lavoro di Filippo e al negozio siamo arrivati di nuovo a 1500. I punti degli extra sono 370. Abbiamo tutti questi punti, anche se in realtà quello lì interessante sarebbe acquirente curioso, quindi i clienti trascorreranno più tempo a curiosare fra gli articoli in vendita nel negozio prima di decidere di andarsene. E poi sarebbe interessante vendita sicura. Sblocca l'interazione sociale vendita sicura, che dopo l'utilizzo su un cliente garantisce il suo acquisto di un articolo. Questa qui è veramente molto molto utile. Poi magari anche il rifornimento più economico potrebbe essere molto utile, ma comunque vedremo tutto appena avremo un po' più di punti. Ok, quindi torniamo a casa. Ok, rieccoci qui al nostro appartamento. Allora, quindi direi che puoi toglierti il tuo vestito da panettiera. Ci rimettiamo il nostro abito quotidiano. E quindi rieccoci qui a casa. Gli altri stanno bene? No, già se ne sono andati tutti. Magari aspettiamo che lui torni dal lavoro per vedere se ha preso una promozione. Ma sì, dai, aspettiamo. Quindi facciamo andare lei al lavoro. Qui mi sa che c'è anche un festival. No. Lascia un messaggio assertivo, va bene. Abbiamo lasciato un messaggino sulla lavagnetta. E adesso aspettiamo che Filippo torni a casa. Mariniamo la scuola, andiamo da qualche altra parte. Chi ce lo chiede? Violet, che è rimasta con questo costume da salsiccia. È rimasta a vita con questo costume da salsiccia. Comunque, no. Non andiamo al locale notturno per marinare la scuola. Ok, è tornata Elisa. Abbiamo ricevuto altri 624 simoleon e direi magari di mandarla qui a dormire, in realtà. Vedete, sì, l'energia gli sta scendendo perché comunque dopo quella giornata faticosa al negozio direi che ci sta bene. E siamo tornati tutti a casa. Mi sa che lui non ha preso la promozione. No. E va bene, quindi vedremo un po' di prendere la promozione nei prossimi episodi. Valentina poi ha aumentato il voto, quindi adesso ha come voto 8. Va benissimo. Magari piazziamo i loro progetti. Magari il suo progetto che forse è il migliore. Questo qui, missilistica con pressione atmosferica. Questo è molto interessante. Magari veniamo qui pure. Questo inizia da zero. Perché è molto triste. È il momento di vestirsi di nero. Ah, quindi è proprio come la festa di Halloween. Questa volta non è furente, ma è triste. È il momento di vestirsi di nero. Triste perché sono triste. Non capiresti, nessuno capirebbe. Eh sì, infatti non ti capisci nemmeno tu. Però va bene. Allora, tu puoi iniziare a lavorare al tuo progetto. E lei
Lavora al progetto. Vecchio progetto. Allora, Emanuele ha anche acquisito l'abilità di missilistica. Ok, quindi ecco qui. Loro che stanno lavorando al loro progetto. E quindi comunque i soldi ci stiamo cominciando a fare e potremmo comprare tranquillamente la prossima volta che torniamo alla panetteria Pane Dolce e Fantasia la macchina per i cupcake, non vedo l'ora. Quindi per questo episodio può essere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che l'idea della panetteria Pane Dolce e Fantasia vi sia piaciuto. Questo qui era il mio progetto e datemi le vostre opinioni giù nei commenti se vi piace come ho fatto per ora la panetteria, se vi piace la divisa di Elisa, ditemi tutti i vostri pareri. Comunque, lasciate quindi tanti commentini, iscrivetevi per supportare il mio canale. Ovviamente non perdervi nessuno dei video della serie che continuerà, andrà avanti, ci saranno tante cose ancora da vedere insieme. E poi, ovviamente, condividete con tutti i vostri amici e ci vediamo al prossimo video e buon Sims a tutti.